Buongiorno a tutti, eccoci qua a un nuovo webinar del Centro Studi Galileo con l'azienda partner. Alberto, lascio tu a te subito la parola per presentarci i nostri esperti di oggi. Grazie a tutti di essere qua, spero che state bene tutti quanti. Buongiorno a tutti, vi do anche io il benvenuto a questo nuovo webinar del Centro Studi Galileo con le aziende partner, l'attrezzatura per la ripartenza del settore. Oggi sono con noi e colgo l'occasione per salutarli Giacomo Pisano, che è Sales Manager delle officine Mario Dorin, il cui intervento dal titolo Compressori frigoriferi per anidride carbonica e propano verrà svolto per primo. A seguire sarà con noi Buongiorno. Sergio Mozzato, buongiorno, che è Area Manager di WIGAM. Il suo intervento sarà il secondo, si intitola Attrezzature e strumenti da utilizzare con i nuovi refrigeranti a basso GWP, attrezzature per impianti HC e CO2. E con noi, come sempre, Marco Buoni, che oltre ad essere direttore del Centro Studi Galileo e il presidente di Area e segretario di ATF, rispettivamente le associazioni europee ed italiane che rappresentano i tecnici del freddo e che in questi giorni stanno facendo un grandissimo lavoro per supportare quella che è la filiera durante questo periodo. Io passo la parola all'ingegner Buoni, vi ringrazio ancora tutti per la partecipazione. Vedo che il numero dei partecipanti sta cominciando a crescere, li vediamo arrivare uno per volta e vi auguro un buon proseguimento. Grazie a tutti. Grazie Alberto, ovviamente ringrazio Giacomo, grazie Giacomo di Dorin che sempre, ci aiuta sempre Buongiorno. appunto ai nostri incontri, ai nostri meeting. Grazie Giacomo, tutto bene Giacomo? Tutto bene Marco, buongiorno e buongiorno a tutti e benvenuti. Sergio, buongiorno anche a te, ciao a tutti, ciao Sergio, grazie anche a WIGAM che ci aiuta sempre, ci dà anche attrezzatura per fare i nostri corsi, quindi grazie WIGAM sempre di aiutarci. Buongiorno a tutti, ringraziamento a tutti i partecipanti a questo webinar. Oggi si parlerà appunto di impianti a CO2, impianti a idrocarburi, ci parlerà di compressori frigoriferi. Giacomo Pisano, otterrai tra pochi secondi il ruolo di relatore, dovresti vedere scritto sul tuo schermo, mostra lo schermo. Giacomo, ti vediamo e vediamo anche la tua presentazione. Attualmente vediamo un bello stadio olimpico Winter Sport Venues di cui ci parlerai e vediamo scritta Dorin. Quindi Giacomo, quando sei pronto, quando vuoi mettere tutto schermo, adesso è tutto schermo, Dorin Innovation, puoi presentare la tua presentazione su compressore frigorifico e anidride carbonica propano. Grazie Giacomo Pisano. Grazie Marco, grazie per l'introduzione e per averci dato la possibilità di presentare a questo webinar. Oggi la presentazione riguarderà compressori frigoriferi per anidride carbonica e propano. Una piccola introduzione, probabilmente molti di voi conoscono già la realtà di Dorin. Questa è una foto che riprende l'attuale proprietà dell'azienda che è familiare da 102 anni, oggi nel 2020. Ovviamente si sono succedute molte generazioni, però è una società familiare totalmente italiana. In questo periodo è bene, credo, che si faccia gruppo paese il più possibile. Quindi è bene sottolineare che siamo una realtà completamente italiana e gestita dalla famiglia Dorin, dalla proprietà Dorin. Compressori CO2 è un piccolo excursus che vi fa vedere quali sono state più o meno le tappe che ci hanno portato allo sviluppo di macchine a CO2. Lavoriamo con CO2 transcritica dal lontano 1995, dove abbiamo fornito il primo compressore transcritico ad un istituto di ricerca norvegese, per poi sviluppare via via compressori più moderni ed arrivare nel 2016 ad avere lanciato sul mercato il più grande compressore CO2 transcritico disponibile attualmente, che ha una taglia di motore elettrico da 100 cavalli, capace di generare circa 140 kW frigoriferi, in tipiche applicazioni di media temperatura, quindi senz'altro un riferimento, un benchmark importante. Dorin è un'azienda italiana ed è leader mondiale nella produzione di compressori per anidride carbonica. Proseguendo nella slide, questi sono indicativamente una carrellata di compressori che siamo in grado di fornire.
Abbiamo modelli singolo stadio per applicazioni di media e alta temperatura di evaporazione con elevate pressioni in gioco e vedete che abbiamo sia modelli molto piccoli, molto compatti, da 1 m³ ora a 1,5 cavalli, fino a modelli di taglia molto elevata, 60 metri cubi ora fino a 90 cavalli. Per applicazioni in bassa temperatura abbiamo tre principali offerte. Abbiamo compressori capaci di lavorare in bassa temperatura con carcassa in alta pressione, compressori per bassa temperatura con carcassa in bassa pressione e Dorin è l'unica azienda al mondo capace di fornire compressori transcritici doppio stadio per lavorare in applicazioni di sola bassa temperatura. Questa è un po' una carrellata di applicazioni dove potreste incontrare i nostri compressori all'interno di macchine frigorifere. Ci sono macchine monocompressore, tipicamente unità di condensazione, detto un po' impropriamente, visto che non c'è nessuna condensazione in ciclo transcritico, macchine per negozi di prossimità come quella a destra, macchine completamente integrate. Questo che vedete è una delle ultime innovazioni prodotta da uno dei nostri clienti e mostrata durante l'ultima fiera di Euroshop a Düsseldorf a febbraio. Questa macchina praticamente riesce a rendere il punto vendita, il supermercato, completamente autosufficiente, in quanto è in grado di realizzare il carico di refrigerazione in bassa temperatura, quello in media temperatura, è in grado di fornire l'aria condizionata per il comfort termico durante l'estate e di fornire il riscaldamento durante l'inverno. Quindi non c'è più bisogno di nessun altro impianto che fornisca aria condizionata al punto vendita o riscaldamento al punto vendita. Tutto viene generato da un'unica centrale. Quindi diciamo per tutti i frigoristi che ci stanno ascoltando in questo momento, questo potrebbe essere un, come si dice in inglese, un game changer, cioè potrebbe veramente spostare molti equilibri in gioco, perché voi frigoristi che normalmente lavorate sulle centrali potreste avere accesso a dei settori di mercato che normalmente vi erano preclusi, ovvero il settore del condizionamento di questi punti vendita e il settore anche del riscaldamento di questi punti vendita. Queste sono macchine invece di taglia un po' superiore, si passa ai supermercati. Nella fattispecie qui abbiamo una bella referenza che è l'ipermercato Carrefour di Michelino, in provincia di Torino. È un impianto molto interessante perché, oltre alla taglia importante, è uno dei primi impianti che lavora in Italia con eiettore di gas e eiettore di liquido. Quindi, tramite questa tipologia di miglioramento dell'impianto a CO2, si è riusciti a migliorare considerevolmente le performance di impianto e a rendere gli impianti CO2 più efficienti degli impianti per HFC anche in Italia, anche in climi piuttosto caldi, diciamo. Altre applicazioni che stanno prendendo molto piede ultimamente sono quelle legate ai depositi refrigerati, ai magazzini refrigerati. Perché questo? Perché chiaramente in tempo di Covid le spedizioni online, la spesa online sta prendendo sempre più piede. E quindi le varie catene di supermercati si appoggiano ai magazzini refrigerati per effettuare poi le consegne in città. Questo ovviamente fa sì che ci sia un proliferare di questo tipo di investimenti vicino ai centri urbani delle città, perché sicuramente questa situazione è destinata a durare purtroppo nel tempo, e anche se magari diventerà una situazione più morbida, tuttavia la deriva presa della consegna online è un qualcosa a cui ci dovremmo abituare sempre di più. Quello che vedete è un magazzino refrigerato da 1 MW di resa frigorifera a meno 35 gradi, realizzato con tre centrali come quella che vedete nella foto, è a Salon-de-Provence perché è a Marsiglia fondamentalmente, in Francia, e vi assicuro che anche a Marsiglia l'estate fa molto caldo. È un magazzino refrigerato che fa parte della catena Carrefour e
E quindi testimonia come anche per applicazioni industriali dove normalmente venivano privilegiati altri refrigeranti, la CO2 sta prendendo molto piede. Altra applicazione interessante che vorrei menzionare è la seguente: quello che vedete è lo Sky Dome di Oslo, si chiama Snow Arena, è praticamente un impianto di risalite sciistiche. Fatto in prossimità della città dove viene creata una pendenza fittizia fondamentalmente. La cosa interessante è che si tratta di 3 megawatt e mezzo frigoriferi realizzato con CO2 transcritica e l'impiego anche di eiettori per migliorare ulteriormente l'efficienza di impianto, che già a Oslo comunque è elevata, visto il clima che normalmente è piuttosto rigido. Queste sono le macchine che vengono utilizzate per questo impianto in Norvegia. Fondamentalmente si parla di circa 35.000 metri quadri di superficie coperta da neve con numerose attrazioni. Questo non è tanto per pubblicizzare l'impianto sportivo, quanto per far capire come la CO2 sia versatile e ben si presti ad avere ottime funzionalità ed ottime prestazioni in impianti complessi e che devono garantire moltissima flessibilità durante l'anno. Altro fiore all'occhiello, diciamo, è il seguente: ci siamo recentemente aggiudicati la possibilità di fornire i compressori per le prossime Olimpiadi invernali di Pechino. Quello che vedete è lo stadio, che è adesso appena costruito, appena finito di costruire, lo stadio di pattinaggio su ghiaccio veloce. E se tutto va come deve andare, nel 2022 qui si terranno le Olimpiadi invernali, ma gli impianti devono essere messi in funzione già da settembre prossimo, quindi tutto il macchinario, tutti i macchinari sono già stati spediti e verranno messi in funzione subito dopo l'estate. Andando un po' a parlare di tecnica e di ingegneria legata ai compressori frigoriferi, vorrei partire con questa slide. Questa slide mostra i diagrammi di applicazione per compressori standard per 404A linea verde, 410A linea rossa e CO2 subcritica, la prima linea viola piccola a sinistra. Quello che vedete invece, come indicato con una linea viola, nel centro del diagramma, è il diagramma di applicazione dei compressori a CO2 transcritici. Quindi vedete che effettivamente dal punto di vista compressoristico c'è un abisso, c'è veramente tantissima differenza tra la progettazione di un compressore transcritico e la progettazione di compressori sia subcritici che per altri refrigeranti tradizionali. Questo che cosa ci ha spinto a dire? Ci ha spinto a dire che non poteva esserci alcun tipo di sinergia, di condivisione delle piattaforme tra i compressori transcritici e i compressori subcritici o per freon. Per questo Dorin ha deciso di sviluppare una gamma di compressori transcritici da zero, from scratch, come si dice in inglese. Quindi da foglio bianco, al contrario dei nostri concorrenti, abbiamo progettato ex novo una gamma di compressori che ben si adattasse alle caratteristiche dell'anidride carbonica in regime transcritico. Perché c'è tutta questa differenza? Facciamo qualche esempio. Come vedete in questa slide trovate i diagrammi pH del 404A e della CO2. Facciamo un esempio di un supermercato in applicazione TN, meno 10 di evaporazione e 35 gradi di temperatura ambiente. Come vedete, le pressioni in gioco per il 404A sono molto inferiori, ma soprattutto è differente il differenziale di pressione tra aspirazione e scarico nelle applicazioni CO2 transcritiche rispetto alle applicazioni per freon subcritiche, ovviamente. Vedete che il differenziale di pressione è 5 volte superiore per la CO2 transcritica. Cos'è il differenziale di pressione? È fondamentalmente il lavoro a cui è soggetto il manovellismo, è la differenza di pressione tra la camera di aspirazione e la camera di compressione. Quindi,
con differenze così sostanziali, Dorin ha deciso che non era possibile adattare la piattaforma di compressori per Freon alla CO2 transcritica ed è stato deciso di attingere, veramente di attingere a piene mani a quello che è, a quelli che sono i criteri ingegneristici per la progettazione e la realizzazione dei motori a combustione interna. Quindi abbiamo avuto un approccio completamente automotive. Abbiamo attinto a piene mani ad un settore industriale che normalmente ha un contenuto tecnologico superiore a quello dei compressori frigoriferi. Altro motivo per fare questo, questa foto è chiara, parla da sola fondamentalmente, è la foto termica di un compressore per CO2 che lavora con temperature di scarico intorno a 200 gradi. Capite bene che questo è impensabile per un compressore per Freon, un compressore per 404A a malapena arriva a 100 gradi di funzionamento sullo scarico, o li può superare di poco, con CO2 il livello termico può tranquillamente arrivare a livelli doppi. Quindi, nuovamente, abbiamo attinto al settore automotive perché chiaramente i motori a combustione interna sviluppano livelli termici, ok, ben superiori ai 200 gradi, siamo d'accordo, però sviluppano livelli termici elevati e quindi aveva molto senso per noi riferirsi alle soluzioni tecniche e ingegneristiche pertinenti a quel mondo. Come abbiamo fatto per qualificare i compressori? Quello che abbiamo fatto è riassunto in questa slide. Questa slide fa vedere i criteri di test di qualifica interna prima di rilasciare i compressori sul mercato. Praticamente abbiamo deciso di testare i compressori molto al di fuori dell'envelope del compressore, questo per avere un ottimo margine di sicurezza. E li abbiamo testati in condizioni di funzionamento veramente massacranti. Ad esempio, abbiamo il test di massimo differenziale di pressione, 20 su 140 bar, il test di massimo rapporto di compressione, 13 su 104. E il test di massimo carico elettrico, 60 su 140. Per ognuno di questi test abbiamo effettuato test di funzionamento continuo, test di avviamento ravvicinato con il compressore che funziona 2 secondi, si ferma per 4, funziona per 2, si ferma per 4. Tutto ciò ripetuto per 200.000 volte. E poi abbiamo effettuato test di ritorno di refrigerante liquido. Questa è la nostra sala prove. Vedete che ci sono 10 banchi prova, lavorano tutti solo nella fase vapore perché comunque a noi compressoristi interessa testare il compressore, non interessano gli organi di scambio termico. E vedete nella figura di destra un compressore in test con ritorno di refrigerante liquido. Praticamente nella figura di destra quello che si fa è aprire il ritorno del gas dal fondo della liquida e far sì che il refrigerante funzioni con liquido invece che con il vapore. Vorrei anche mostrarvi uno dei test di avviamento ravvicinato. Tra poco partirà un filmato che mostra il funzionamento del compressore in questa tipologia di test di avviamento ravvicinato, quindi 2 secondi di marcia, 4 secondi di arresto. Vedete il compressore in funzionamento per 2 secondi, in arresto per 4, 2 secondi di marcia, arresto per 4. Vedete adesso la pressione di funzionamento? Adesso sì, va un po' scatti, ma si vede abbastanza bene. 13 bar in aspirazione. Sì, lo vediamo. Adesso 19, adesso 13. 104 sulla mandata. E 60 adesso. 70. Dall'altro lato del pannello verranno visualizzati i colpi, i cicli accumulati.
Quindi vedete la tipologia di test veramente massacrante che precede la commercializzazione dei nostri compressori. Ora, una domanda lecita potrebbe essere perché vi divertite a romperli? Il problema principale è che vogliamo garantire sul mercato compressori il più robusto possibile. Perché questo? Perché specialmente con l'anidride carbonica possono esserci dei problemi, possono verificarsi dei problemi di impianto. Quello che vedrete adesso è un altro filmato che non è un test, è un vero e proprio compressore in funzionamento su un impianto frigorifero e vedrete come lavora questo compressore per CO2. Di nuovo, questo non è un test, questo è un vero e proprio impianto frigorifero di una famosa catena di supermercati. Lo vediamo pieno di ghiaccio. Esatto. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che chiaramente il compressore non è concepito per tornare con refrigerante liquido. Tuttavia, il nostro sforzo è stato volto a fornire al compressore i più ampi margini di sicurezza contro condizioni di operative anomale che purtroppo possono verificarsi sugli impianti. Quindi andiamo un po' a vedere in modo più generico, quali sono i vantaggi che possono derivare dall'impiego dei compressori Dorin. L'ultimo punto più o meno lo abbiamo già coperto, ovvero estrema robustezza. Il compressore è davvero un compressore solido, un compressore che garantisce una lunga vita di funzionamento. Partendo dal primo, poi abbiamo volumi spostati molto elevati, al contrario dei nostri concorrenti. Abbiamo elevati efficienze di, abbiamo elevati livelli di COP, quindi ottime efficienze. I nostri compressori hanno una speciale progettazione per quanto riguarda il trascinamento dell'olio. Abbiamo un bassissimo trascinamento dell'olio e questo chiaramente permette di semplificare la vita di ogni impianto. E permette di aumentare l'efficienza di ogni impianto. I nostri compressori sono caratterizzati da bassissime emissioni sonore e da bassissime vibrazioni e anche da temperature di scarico più basse. Andandoli a vedere un po' punto per punto, questa slide riassume i volumi spostati disponibili nella gamma di prodotto Dorin confrontata con i nostri concorrenti. Abbiamo compressori di taglie molto basse per impianti di piccola taglia, abbiamo compressori di taglia media e abbiamo compressori di larga taglia. Vedete che l'offerta verso il basso e verso l'alto è abbastanza unica e permette a Dorin di realizzare o di far realizzare ai propri partner una quantità di applicazioni decisamente superiori rispetto alla concorrenza. Per quanto riguarda la rumorosità, una delle caratteristiche principali del nostro progetto è legata al collettore di scarico esterno. Quello che vedete adesso in questa animazione è una sezione progressiva del compressore per CO2 con una focalizzazione della zona di alta pressione. Quindi vedete chiaramente che avremo il gas caldo sul cielo del pistone che fluisce in una zona esterna al corpo del compressore, che è proprio il collettore di scarico esterno. Questa è una soluzione tipicamente automotive. Anche nei nostri motori a combustione interna, nei motori delle nostre macchine,
a meno che non guidate una Tesla, ovviamente, nei motori delle nostre macchine c'è una totale separazione dei gas caldi rispetto al manovellismo. E questo che cosa comporta? Prima, comporta numerosi vantaggi. Uno di questi è quello di avere un elevato volume disponibile per scaricare i gas, che funziona come un muffler. È come avere un muffler o già calettato sul compressore. E questo fa sì che i volumi, i valori, scusate, i valori di pressione sonora ed emissione sonora siano estremamente contenuti. Questo è un classico esempio che scaturisce dall'uso dei compressori Dorin caratterizzati da bassa rumorosità. È un punto vendita nel centro, nell'esatto pieno centro storico di Padova, è un Despar. Vedete dove sorge? In alto a sinistra vedete la pianta della città, siamo in pieno centro storico, a Prato della Valle. Vedete che accanto al supermercato, nel luogo di installazione, accanto abbiamo una chiesa, abbiamo degli edifici e qui abbiamo la centrale frigorifera sul tetto. Pensate che in questa zona open space, accanto alla centrale, costruiranno un bar. Quindi, chiaramente, questo è possibile solo ed esclusivamente se il livello sonoro del compressore permette di non creare problematiche a livello di inquinamento acustico. A livello di vibrazioni, sempre il collettore di scarico permette una sensibile diminuzione delle vibrazioni. Questa slide che avete davanti mostra un paragone tra le vibrazioni di un nostro compressore da 9 cavalli e compressori della concorrenza. Abbiamo misurato l'accelerazione con un accelerometro, abbiamo misurato l'accelerazione in diversi punti del compressore, quindi sul rubinetto di scarico, sui piedi, orizzontalmente e verticalmente. E vedete che vi è una enorme differenza di funzionamento. Quindi anche il livello di vibrazioni è un qualcosa di estremamente importante e sul quale abbiamo posto un focus molto molto alto. Vi faccio vedere un altro video. Questo video, ok, è un compressore giallo perché il cliente lo Ancora giallo, 5 minuti, però notate, sì, Giacomo. notate il collettore di scarico esterno. Il compressore ha quattro monete poste in verticale. E adesso verrà posto in azionamento. E addirittura c'è un ciclo di spengimento e partenza. Vi mostro un altro esempio che testimonia l'assenza di vibrazioni del compressore. E oltre a notare l'assenza di vibrazioni, credo che abbiate notato anche la tipologia di emissione sonora di questo compressore, che è estremamente rotonda, come si dice in gergo audiofonico. È una tipologia di rumore che dà veramente poco fastidio e comunque è proprio bassa a livello di intensità assoluta. Un'altra testimonianza della robustezza dei nostri compressori è la seguente foto. Fondamentalmente questo è un impianto, un supermercato in Belgio che lavora con i medesimi compressori CO2 dal 2004. Quindi sono 16 anni che questo impianto è in funzione con i medesimi compressori. Ora, magari questo è anche estremo, ogni tanto qualche ricambio fa bene venderlo, ovviamente, però diciamo che testimonia la robustezza e la longevità delle nostre macchine.
Visto che mancano pochi minuti, fatemi coprire brevemente anche i compressori per propano. Durin ha sviluppato una gamma di compressori per propano che ricopre tutta la gamma di compressori per freon, fondamentalmente, da 4 metri cubi ora fino a 245 metri cubi ora, da mezzo cavallo a 90 cavalli, e sono compressori che possono lavorare sia in bassa temperatura che in media temperatura con propano, con un olio specifico per propano, e hanno anche una certificazione ATEX. Quello che abbiamo fatto per ottenere la certificazione ATEX fondamentalmente è stato rivolgersi ad un istituto di ricerca di rischio esterni, alla Dorin, il quale ha analizzato la distinta base dei nostri compressori tradizionali e ci ha fatto cambiare tutta una serie di componenti in modo da evitare problemi di scintille legati ad ambienti potenzialmente esplosivi. Quindi abbiamo modificato leggermente la macchina tradizionale per freon in funzione di tutti i punti che vedete elencati, quindi abbiamo aumentato leggermente la cavità rotostatorica, abbiamo modificato il riscaldatore d'olio, abbiamo modificato la scatola a tacchi elettrici per renderla robusta, così come per rendere più robusta la spia visiva. Abbiamo migliorato l'isolamento della piastra a tacchi elettrici ed abbiamo inserito alcuni componenti sempre certificati ATEX, come le bobine di parzializzazione di partenza a vuoto e il preistato differenziale olio. Quindi ne è scaturita una gamma che è capace di soddisfare tutti i requisiti della normativa ATEX. Avete anche il propano all'interno del nostro programma di selezione, quindi se avete qualche dubbio sul dimensionamento dei componenti potete far riferimento al nostro software. Qui vedete alcune macchine realizzate con propano e vorrei farvi notare che tutte le macchine sono disposte di un sistema di estrazione. Perché questo? Perché chiaramente lavorando con propano, se c'è una perdita all'interno del vano macchina con la ventola di estrazione, questa ventola, questa eventuale perdita viene dissipata completamente, quindi non ci sono rischi della creazione di un'area potenzialmente esplosiva vicino ad apparecchiature elettriche. Questa sicurezza, questa ventola, è una sicurezza attiva, nel senso che non appena questa ventola dà un segnale di allarme, quindi o non parte o dà delle problematiche, tutta la macchina frigorifera si ferma in modo che ci siano meno problematiche dal punto di vista della sicurezza degli operatori. Per concludere, quindi è una presentazione che riguarda i compressori per CO2 e propano. Sicuramente Dorin è stata sempre all'avanguardia da questo punto di vista. Siamo stati i primi a sviluppare compressori per CO2 e sicuramente tra i primi a sviluppare compressori per propano. Quindi vi diciamo chiaramente, se avete intenzione di iniziare un viaggio nei refrigeranti naturali a CO2 e propano, saremo più che disponibili di darvi il vostro supporto. Vi consiglio di scaricare il nostro software perché è un applicativo completamente gratuito e molto interessante in quanto include compressori per propano, include compressori per CO2 e include anche il dimensionamento di impianti completi, sia in cascata che CO2 transcritici. Vi ringrazio per l'attenzione. Ottimo. Grazie mille Giacomo, direi che è stata molto omnicomprensiva, interessante. Ovviamente Dorin ha iniziato per prima a fare impianti CO2 ed ha insegnato, diciamo, ai costruttori l'utilizzo dei refrigeranti a CO2. Quindi grazie Dorin per essere precursore di questa tecnologia. Fin dall'inizio, ricordo nel 2004, abbiamo fatto il primo convegno Politecnico di Milano in cui Dorin, appunto, già allora ci parlava di CO2. Mi sembra che nel 98 perfino voi siete partiti a fare impianti CO2, 95. giusto? 95, bravo Giacomo. E abbiamo alcune domande, sono state un po' lunghi, però due domande ce le abbiamo ancora per Giacomo, vero Alberto? Abbiamo due domande. Sì, assolutamente. La prima domanda ci è arrivata da Paolo che ci ha chiesto: avrebbe senso progettare anche i compressori tradizionali con automotive design? A mio parere no, nel senso che la tecnologia per i compressori tradizionali impone degli sforzi sui meccanismi, degli sforzi sul manovellismo che sono ampiamente
all'interno dei criteri di sicurezza con la tecnologia attuale. Quindi implementare l'automotive per i compressori per 134, diciamo, sarebbe sicuramente interessante dal punto di vista ingegneristico, d'accordo, però sarebbe un po' come andare a fare la spesa con un carro armato, se mi permettete il paragone, cioè ci sarebbe una valanga di costi in più per poi avere benefici non troppo elevati, se lo si fa a 360 gradi. Poi l'una o l'altra soluzione, perché no? Però avere un approccio come quello che abbiamo avuto noi per i compressori a CO2 transcritici sarebbe una sorta di sovraingegnerizzazione che porterebbe a dei costi molto elevati. Ottimo, grazie. Leggo anche la domanda di Stefano che ci chiede che tipo di olio utilizzate per la CO2 transcritica e per il propano. Allora, per la CO2 transcritica noi abbiamo i compressori ufficialmente rilasciati per PAG e per POE. Sono entrambi PAG e POE specifici per anidride carbonica, non sono quelli tradizionali, però sono un polyalkaline glycol e un polioliestere per CO2. Ci troviamo bene con entrambe le soluzioni, ci sono vantaggi e svantaggi. Il PAG è un ottimo olio, diciamo, finché rimane nel compressore, perché lubrifica molto bene. Contiene molto poco refrigerante al suo interno. Il problema è che ovviamente, deve anche ritornare dall'impianto, quindi la sua bassa miscibilità potrebbe essere un problema nel ritorno dagli evaporatori. Il POE, da questo punto di vista, si lega molto meglio all'anidride carbonica e quindi rientra molto più facilmente dall'impianto. Tuttavia, lubrifica un po' peggio, proprio perché quando è nella pancia del compressore contiene più anidride carbonica del PAG. Quello che vediamo è che ci sono costruttori e installatori che si trovano meglio col PAG, altri che si trovano meglio col POE, ma funzionano entrambe in maniera eccellente. Per quanto riguarda il propano, l'olio che raccomandiamo è sempre un PAG specifico per propano, che quindi permetta di tollerare tutte le problematiche legate alla lubrificazione che si hanno col propano, specialmente quelle legate al degasaggio, ovvero alla ebollizione del refrigerante all'interno dell'olio, tutte le volte che la pressione all'interno della pancia del compressore diminuisce. Il PAG è un ottimo olio da questo punto di vista nelle applicazioni per propano. Ottimo, Grazie Giacomo, grazie. siamo un po' lunghi, direi che lasciamo le ultime domande per il dibattito finale, quindi non scappate, che abbiamo altre domande per il dibattito. Io adesso darei la parola a Sergio che ci parlerà invece delle attrezzature per CO2 e propano. Quindi adesso Sergio tra poco riceverai una notifica che dice appunto condividi il tuo schermo. Grazie Giacomo della presentazione, ci vediamo tra pochissimo, ok Giacomo? Ciao. Grazie a voi. Buongiorno a tutti. Grazie Sergio, vediamo bene la tua presentazione, vediamo bene scritto Vigam, quindi grazie a Vigam per essere sempre presente ai nostri incontri. Buongiorno a tutti e grazie della partecipazione a questo breve ma penso intenso incontro di webinar come argomento attrezzatura e strumenti per impianti contenenti appunto refrigeranti a basso GWP. Prima di iniziare e entrare appunto nel core della discussione, vorrei anch'io fare una piccola presentazione dell'azienda della quale faccio parte ormai da diversi anni. In un periodo storico come questo, anch'io vorrei sottolineare l'importanza di fare gruppo Italia. Noi siamo un'azienda 100% italiana, di proprietà, di produzione completamente 100% italiana. Dagli anni della loro fondazione, i soci della Vigam hanno sempre puntato su un principio di innovazione e di sviluppo italiano. Quindi, mai in un momento come questo, voglio appunto sottolineare questa importanza. Altro dato importante risulta essere la specificità della nostra azienda. Noi siamo un'azienda che mi piace definire appunto specifica, nel senso che il nostro business, la nostra produzione è focalizzata 100%
sull'attrezzatura. Attrezzatura non limitata solamente in ambito condizionamento civile, refrigerazione o industriale, ma mi piace definire l'azienda della quale faccio parte un'azienda che ha una visione a 360 gradi di quello che è il mondo del freddo. Infatti, oltre ad avere una linea dedicata all'HVAC, abbiamo anche una linea dedicata all'automotive. La sinergia, il know-how di queste due diverse, appunto, parti dell'azienda, ritengo sia un enorme vantaggio per tutti i nostri clienti. Questo per quale motivo? Perché molto spesso un settore anticipa quelle che sono le innovazioni dell'altro settore, per cui la possibilità di avere appunto in comunicazione, in sinergia con questi due settori, permettono a noi di anticipare della strumentazione o anticipare appunto dei prodotti, sempre a vantaggio appunto dell'utilizzatore finale. Fatta questa premessa, vorrei partire da due spunti tecnico-normativi prima di affrontare appunto il dibattito e il corso sull'oggetto appunto che Marco già ha annunciato. Due spunti molto rapidi per capire appunto quello che sarà la prospettiva futura del settore appunto della refrigerazione. Specificatamente vorrei partire da due allegati del regolamento 517 del 2014 e specificatamente l'allegato 2, il quale indica tempistiche e modalità di phase out di determinati refrigeranti. Abbiamo parlato di 404 nella presentazione precedente e abbiamo parlato anche di CO2 sempre nella presentazione precedente. Quindi parliamo del passato e del futuro. Chi opera quotidianamente in ambito di refrigerazione sa benissimo di cosa sto parlando e specificatamente della situazione di phase out del 404. Se io fino all'anno scorso potevo tranquillamente acquistare, installare celle frigorifere contenenti R404, a partire dall'1/1/2020 vedete che il primo step dice che esiste un limite dal 2020 per impianti fissi di refrigerazione per il service, per impianti con quantità di refrigerante maggiore di 40 tonnellate di CO2, fissato a 2500 di valore di GVP. Non sto a sottolineare cosa sia il GVP, Global Warming Potential, quindi il potenziale di surriscaldamento che ogni refrigerante immette nell'ambiente una volta appunto che viene fatto fuoriuscire lo stesso nell'ambiente stesso. La tabella parla da sola, nel senso che dà un'indicazione di quello che saranno appunto gli step degli anni a venire con un'indicazione molto chiara. Obiettivo sarà quello di introdurre dei refrigeranti che hanno un basso impatto ambientale, quindi un basso GVP, il che risulta essere un dato estremamente positivo, se non che mi piace sempre fare il paragone che ci sono dei dati di diciamo inversamente proporzionale, nel senso che una diminuzione dell'impatto ambientale, quindi del GVP del refrigerante, fa sempre da contraltare un aumento dell'infiammabilità dello stesso, e vedremo dopo questo aspetto. Un secondo punto, sempre con un estratto dell'allegato 5 del regolamento 517, è sempre un altro dato che chi come noi lavora quotidianamente in ambito appunto di refrigerazione se ne è già reso conto negli anni passati, nel senso che questa tabella impone, come suol dire, delle determinate quote di refrigerante da immettere sul mercato europeo. Sostanzialmente è stata fatta una media ponderata di quantità di utilizzo di refrigeranti nel triennio 2009-2012 e a partire dal 2018 la quantità massima di quell'articolo 15 è stata calcolata applicando le seguenti percentuali alla media appunto annuale della quantità totale immessa in commercio nell'Unione nel periodo 2009-2012. Come potete vedere, nel biennio 2018-2020, quello che abbiamo tutti un po' tastato con mano, l'aumento sconsiderato dei prezzi del refrigerante, è stato causato da una sostanziale diminuzione di materia prima rispetto appunto, esempio, agli anni precedenti o al 2015. Il 2015 è l'anno zero, dove c'era appunto 100% di disponibilità di refrigeranti nella comunità europea. Nel biennio 2018-2020 c'è stata una diminuzione del 37%, quindi diminuzione di materiale, aumento
dei prezzi. Un ulteriore step lo avremo poi nel biennio successivo 2021-2023, dove ci sarà un ulteriore decremento del 18%, questo fino a poi ad arrivare al 2030, dove si avrà una diminuzione del 79% dalla base appunto zero che risultava essere il 2015. Quindi questo cosa ci porta a fare a livello appunto di considerazione? Che la progressiva diminuzione negli anni della quantità di gas HFC immessa sul mercato europeo determina quindi un aumento progressivo dei prezzi dei gas HFC, in particolare quelli che hanno un GVP elevato. Oltre, e quindi prendendo spunto da questi due allegati di questo regolamento, cerchiamo un po' di sintetizzare quello che sarà lo scenario futuro, anche perché, come avete visto, l'obiettivo nobile di questo regolamento quale risulta essere quello? Quello di tutelare e di proteggere l'ambiente mediante che cosa? Mediante la riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra. Una cosa fondamentale risulta essere poter preservare e proteggere l'ambiente anche partendo dal nostro lavoro, anche perché testimoni siete sicuramente voi, nel momento in cui devo installare o mettere in funzione una cella frigorifera oppure un impianto industriale o un impianto commerciale, solitamente le varie appunto unità condensatrici, unità interne, sono unità collaudate, unità che passano severi test di collaudo, per cui problematiche di perdita di refrigerante in queste unità sono limitate a delle percentuali bassissime. Importante è, nel momento in cui noi andiamo a effettuare l'installazione, è prioritario e fondamentale diminuire tutte quelle possibilità che potrebbero innescare microperdite, fughe che potrebbero, uno, inficiare il mio lavoro e due, appunto, andare a disperdere il refrigerante in ambiente. Quindi fondamentale risulta essere il best practice, finalizzato che cosa? A prevenire e preservare eventuali appunto perdite durante il funzionamento della macchina stessa. Dalla più banale cartellatura, dalla più banale sbavatura, quindi partendo dalla tenuta e giunzioni, partendo ovviamente da capisaldi, quali la pressurizzazione in azoto o in miscele alternative che vedremo poi successivamente affrontando il discorso di installazione, dalla vuotatura del circuito, fondamentale, un circuito non può funzionare se non deumidificato al meglio, solamente anche l'utilizzo di valvole di accesso, evitare al minimo di avere perdite collaterali dovute appunto all'attacco o lo stacco appunto di tubi flessibili di service, incentivare ove possibile la cultura del recupero, del riciclo, quindi come vi dicevo appunto sviluppare e diffondere la pratica di recupero, riciclo e riutilizzo e vedremo adesso ove possibile diffondere l'utilizzo di refrigeranti a basso impatto ambientale, gli A2L, e refrigeranti naturali, quali idrocarburi e la CO2 stessa. Il primo step che vediamo risulta essere legato a un dibattito legato ai refrigeranti A2L. Nello specifico caso io ho messo come esempio l'R32, il diflurometano, o l'R1234ZE, o in alternativa avrei potuto mettere anche il 1234YF del settore appunto automotive, dove a livello di procedura viene suggerito di nell'area di lavoro che deve essere ventilata e priva di sorgenti di iniezione. Attenzione anche all'attrezzatura che vado ad acquistare, deve essere idonea e conforme all'utilizzo con queste tipologie di refrigeranti. Allo stesso modo anche la ricerca delle perdite deve essere eseguita utilizzando strumentazione specifica per quel tipo di refrigerante. Fondamentale, dico sempre, prima di effettuare la test in vuoto, quindi la deumidificazione del circuito, è eseguire un test di pressurizzazione, perché un test di pressurizzazione permette di capire se il lavoro che ho fatto in termini di installazione è stato eseguito in maniera corretta, soprattutto con i refrigeranti di ultima generazione che lavorano a delle pressioni più elevate rispetto ai refrigeranti passati. Ora, le tecnologie di pressurizzazione hanno raggiunto anche dei livelli, secondo me, molto molto performanti, utilizzando non solamente l'azoto, ma una tecnologia che è stata importata dal settore automotive, per questo che vi dicevo l'importanza di Vigam di essere nel settore HVAC e nel settore AC. Nel settore automotive è diffusissima
la pressurizzazione con una miscela azoidro, 95% di azoto, 5% di idrogeno. Quali vantaggi ha la pressurizzazione con azoidro e non con azoto? Anzitutto, pressurizzi a 5 bar e non a 40 bar, quindi consumi meno propellente appunto per la pressurizzazione del circuito. Secondariamente, le molecole di idrogeno sono molto più piccole rispetto alle molecole di azoto, quindi riesci a localizzare meglio perdite che con l'azoto non riusciresti ovviamente a localizzare. Terzo punto è che mentre l'azoto non è identificabile, rintracciabile con nessuno strumento elettronico, l'idrogeno invece risulta essere tranquillamente localizzabile. Quindi i vantaggi dell'azoidro risultano essere questi. Legati sempre poi al discorso di PR146, quindi anche tracciabilità del lavoro che vado a fare, risulta sempre più importante monitorare e diciamo anche trasmettere l'efficacia del lavoro che io vado a fare. Ci sono strumenti e attrezzature sul mercato che permettono di creare dei semplici e immediati report sull'evoluzione del test di pressatura. Specificatamente il nostro Fox One ha integrato una memoria che permette di memorizzare i test in pressione e secondariamente in successivi momenti poter trasferire questi dati in esterna su device quali appunto tablet oppure smartphone. Vorrei sottolineare una caratteristica fondamentale di questo strumento: il fatto che noi possiamo gestire contemporaneamente la pressurizzazione a due diverse pressioni, esempio condensatore e evaporatore. Fondamentale è anche la scelta della strumentazione per la vuotatura del circuito. Avere strumentazione che permetta di essere utilizzata con refrigeranti leggermente infiammabili, nello specifico appunto l'R32. Le nostre pompe utilizzate nel settore automotive, dove appunto si utilizza il refrigerante 1234YF, che ha le temperature di iniezione molto più basse rispetto all'R32, sono già state sottoposte a dei controlli dove, come potete leggere, la particolare progettazione dei componenti statorici e rotorici garantisce che anche nelle peggiori condizioni di lavoro o in caso di guasto, la temperatura di iniezione dei fluidi non sia mai raggiunta. Quindi questa caratteristica prende il nome di incombustibilità. Vorrei sottolineare, come ho fatto in precedenza, la specificità delle nostre pompe, costruite tutte in Italia, con un grado di vuoto finale nominale appunto di 10 millilitri. Fondamentale la scelta di uno strumento è valutare anche le sue caratteristiche tecniche. Ormai i maggiori costruttori richiedono gradi di vuoto finale che possono essere intorno ai 500 millilitri, 66 pascal, 750 millilitri, 99 pascal. Fondamentale nella scelta appunto di un manifold, nel caso in cui lo si scelga digitale, verificare che all'interno dello stesso ci sia un vacuometro integrato e verificare la presenza appunto delle quattro vie, le quali permettono di collegare contemporaneamente lato di alta pressione, lato di bassa pressione, gestire in automatico la gestione con la pompa del vuoto e eventualmente gestire poi, nel caso in cui lo si debba appunto eseguire, rabbocchi di refrigerante mediante appunto la valvola REF. Come detto, per il test in pressurizzazazione con azoto o con azoidro, risulta essere sempre più importante la tracciabilità anche del grado di vuoto che ho ottenuto utilizzando appunto una pompa del vuoto. Quindi solamente tramite strumenti digitali è possibile verificare il raggiungimento di tali valori di grado di vuoto, 500 millilitri o 750 millilitri. Tramite questi strumenti, nello specifico caso il nostro Fox One, è possibile qualificare il proprio operato creando semplicemente report sull'evoluzione del test vuoto. Ovviamente i migliori gruppi digitali possiedono anche un vacuometro digitale integrato, ma ciò che fa specie è che specificatamente il nostro strumento Fox One ha al suo interno una memoria integrata che consente di memorizzare l'andamento senza dover lasciare sul posto telefoni o quant'altro.
La registrazione viene poi trasferita allo smartphone in qualsiasi altro momento. La gestione dei dati può essere appunto eseguita in formato Excel o in formato PDF, quindi a seconda delle nostre esigenze. Altro punto importante risulta essere il recupero e la carica del refrigerante. Infatti, la nuova F-Gas, come ben sapete, prevede l'istituzione di una banca dati in cui tracciare i quantitativi di refrigerante caricati e recuperati. Sempre questo strumento, POX One SC, quindi Scale, Clamp, Bilancia e Pinza Amperometria, consente automaticamente di tracciare queste informazioni durante le operazioni. Vorrei spendere 2 minuti sul discorso scelta recuperatore. Anzitutto, nel momento in cui io vado a effettuare un acquisto, ci sono 2 punti fondamentali che devo appunto verificare in fase d'acquisto. Uno, devo verificare che la strumentazione che sto acquistando sia omologata per l'utilizzo dei refrigeranti A2L. Secondariamente, dall'altra parte, devo consentire l'ottimale pratica di recupero, riciclo e riutilizzo di refrigeranti A1, quali 404 e 410. Questo per quale motivo? Perché, come vi ho detto, faccio sempre un passo indietro legato al regolamento e specificatamente all'articolo 13 del regolamento UE 517, dove, vi avevo già detto, esiste una limitazione che dal 1 gennaio 2020 è vietato l'uso dei refrigeranti con GVP pari o superiore al 2005. Questo divieto, quindi fino all'1/1/2030, tale divieto non si applica ai gas fluorurati a effetto serra riciclati con GVP pari o superiore al 2500 e utilizzati per la manutenzione o la riparazione delle apparecchiature di refrigerazione esistenti a condizioni che siano stati recuperati da tali apparecchiature. Questi gas riciclati possono essere utilizzati esclusivamente dall'impresa che ha effettuato per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione e assistenza. Quindi, nella scelta, bisogna anche verificare che il recuperatore che sto acquistando permetta di eseguire un perfetto riciclo del refrigerante. Riporto la definizione di riciclo, che risulta essere il riutilizzo di un gas fluorurato a effetto serra recuperato per via effettuazione di un processo di depurazione di base. Quali sono i vantaggi dei recuperatori Viga? 1. Un grande scambiatore di calore per ottimizzare il processo di distillazione. 2. Un controllo automatico del flusso del refrigerante per garantire il funzionamento ottimale, quindi evitare che in mandata mi vadano anche oli o eventuali appunto additivi in bombola durante il recupero e un sistema automatico di controllo di livello olio. Fondamentale è anche la scelta del manifold, nel caso in cui lo si voglia andare appunto ad acquistare analogico, avere uno strumento che oltre a essere di lettura sia anche di diagnosi. Abbiamo appunto registrato uno strumento chiamato appunto SPY, che da quest'anno come novità sarà a 4 vie, che permette di verificare passatemi il termine, la salute del refrigerante che sto manipolando. Se voi avete idea appunto dei manifold analogici, hanno una spia visiva molto piccola. Se voi vedete la foto di questo strumento, ha una spia visiva che risulta essere di abbondanti dimensioni, che permette cosa? Uno, di verificare cattiva miscibilità olio refrigerante. 2. Verificare eventualmente se il compressore risulta essere guasto. 3. Verificare se il refrigerante risulta essere contaminato d'acqua. Quindi penso che lo SPY, oltre che essere uno strumento utile per il lavoro, sia uno strumento assolutamente fondamentale per effettuare una prima diagnosi visiva del refrigerante stesso. Secondo step, passaggio appunto da refrigerante A2L. Vediamo un attimino cosa propone Vigam per l'utilizzo appunto dei refrigeranti A3, cosiddetti idrocarburi, i quali hanno come caratteristica fondamentale il fatto di avere GVP molto bassi, ma essere molto infiammabili. Quindi, anzitutto, l'area di lavoro deve essere molto ben ventilata e priva di sorgenti di iniezione. L'attrezzatura, allo stesso modo, deve essere priva di sorgenti di iniezioni, allo stesso modo. Idem, la ricerca delle perdite deve essere eseguita assolutamente con strumentazioni indicati e specifici per quel tipo di refrigerante. Fondamentale è anche la gestione della carica. Come sapete benissimo, gli HC lavorano con quantità di refrigerante molto basse, quantità limitata a 150 grammi. Ora è in previsione un passaggio, in attuazione un passaggio della soglia da 150 grammi a 500 grammi, quindi aumentare un po'
la capacità appunto di questi impianti. Quindi fondamentale e importante l'accuratezza in cariche così piccole. Fondamentale, quando si lavora con refrigeranti infiammabili, l'aria deve essere ben ventilata e priva di fonti di iniezione. Quindi fondamentale avere a corredo dell'attrezzatura un ventilatore, in questo caso appunto il Fan 25X, dotato di motore con designazione ATEX, quindi zona 1 gas con temperatura massima superficiale 135 gradi, dotato di un cavo che permette all'unità di essere alimentata al di fuori dell'area di sicurezza. Avere allo stesso modo un cercapugne specifico per HC, propano o isobutano. Non può essere utilizzato lo stesso cercapugne che uso per gli HFC, bisogna avere uno strumento dedicato. Idem per ciò che riguarda appunto la manometria, utilizzare strumentazione dedicata sia per l'analisi di primo impatto, quindi utilizzare appunto gruppi manometrici specifici per gli HC, ma soprattutto la pompa del vuoto. Le pompe del vuoto ATEX consentono di lavorare in sicurezza anche nel caso si generasse una zona ATEX 2 in caso di eccezionale di guasto. Noi abbiamo una pompa che risulta essere appunto dotata di motore ATEX, quindi specifica per propano e isobutano. Allo stesso modo anche il recupero. Attenzione di non utilizzare il recuperatore nel caso in cui debba recuperare propano o isobutano. Al momento abbiamo appunto sviluppato una pompa manuale che permette di essere utilizzata per la gestione e il recupero nello specifico dell'R290 e dell'R600. Voglio far notare la portata. Questa pompa RecoPump ha una portata in liquido per il propano di 320 grammi minuto e una portata in vapore di 72 grammi minuto. Quindi, anche essendo manuale, comunque ha una buona capacità di recupero stessa. Oltre alle soluzioni semiautomatiche, abbiamo sviluppato per i piccoli medi produttori che stanno switchando le loro produzioni da R404 a R290 una stazione specifica per il service dotata di pompa ATEX. Tale stazione, si prende bene il nome di Compact, è una stazione automatica di servizio per evacuazione e carica di impianti frigoriferi. Che caratteristiche ha questa stazione? Anzitutto, ha una certificazione ATEX zona 2, quindi idonea per lavorare con idrocarburi R290, R600, R1270. Idonea allo stesso modo di lavorare appunto con refrigeranti A2L. Un sistema di scarico coadiuvato da evacuazione tramite pompa per vuoto ATEX integrata. Come vi dicevo, gli impianti HC richiedono cariche di precisione, di elevatissima precisione, per cui questa macchina ha un sistema di carica a pistola che garantisce cariche di precisione di più o meno 2 grammi per cariche inferiori ai 5 kg, quindi estrema precisione. Un sistema di ventilazione indipendente integrato, un vacuometro di precisione integrato, possibilità di registrare i dati tramite appunto micro SD, ma la possibilità soprattutto di gestire in automatico due cicli di lavoro, un ciclo automatico di service, quindi evacuazione o recupero, test azoto, vuoto e test, carica di refrigerante, o un ciclo automatico di carica, pressurizzazione, vuoto e test vuoto e carica di refrigerante. Con enorme soddisfazione questa macchina ha preso larghissimo piede in Nord Europa, anche perché il Nord Europa è stato uno dei primi paesi, in dettaglio Norvegia, Inghilterra, ad avere switchato piccole produzioni da 404 a R290. Con soddisfazione abbiamo già fornito a diversi piccoli medi OEM stranieri questa macchina e stiamo ricevendo dei feedback assolutamente positivi. Ultima sezione legata alla CO2. Negli impianti trascritici le pressioni possono arrivare fino a 120 bar, l'avete visto prima sul diagramma entalpico mostrato dal collega in precedenza, mentre negli impianti a cascata subcritici si può arrivare fino a 40 bar relativi. Di conseguenza, quando si va ad operare con CO2, bisogna avere assolutamente attrezzatura specifica per questa tipologia di refrigerante.
Anzitutto avere attrezzatura che sia adatta a lavorare alle elevate pressioni. Un metodo di ricerca periodica, quindi un cercafughe, che sia idoneo e sensibile alla ricerca della CO2 stessa. Quindi avere anzitutto un gruppo manometrico analogico o digitale che sia in grado di sopportare queste elevate pressioni. Quindi quando si lavora con CO2 si ha la particolarità di avere pressioni molto alte, quindi attrezzature e strumenti devono essere idonei a queste pressioni. Manometri, gruppi manometrici, tubi che assolutamente devono essere specifici per CO2, quindi trecce d'acciaio, tubi di rame o tubo pneumatico, collegamenti alle bombole e adattatori specifici per la CO2. Per quanto riguarda la manometria, noi abbiamo una soluzione digitale, FOX CO2, oppure gruppo manometrico analogico che vedete appunto in figura. Vedo adesso che mi sfugge che non è presente la foto appunto del FOX CO2, ma è uno strumento digitale che permette appunto la gestione digitale degli impianti a CO2 stessi. Fondamentale, questa è stata una richiesta del mercato, quella di avere appunto delle valvole di accesso idonee ad operare con CO2. Fino all'anno scorso avevamo delle valvole di accesso che andavano benissimo per A2L, ma non per la CO2. Di conseguenza abbiamo creato, prodotto e sviluppato dei lock valve CO2 che hanno una pressione massima di 160 bar, un sistema di tenuta di elevata efficacia che garantisce assenza di fughe di gas, volumi estremamente ridotti che evitano perdite di gas durante la fase di collegamento e scollegamento della valvola, elevata facilità di manovra, evitano il rischio di bruciatura alle dita al momento dello scollegamento e soprattutto una superiore accuratezza costruttiva. Ovviamente a corollario dell'attrezzatura CO2 ci deve essere un riduttore di pressione per la pressurizzazione in impianti, che deve essere ovviamente a pressione molto più elevata rispetto agli A2L, e avere allo stesso modo un cercafughe specifico per tale tipologia di refrigerante. Altra richiesta del mercato è nata quella appunto di avere un sistema di vuotatura, quindi collegamento pompa-impianto, che permettesse di ridurre il più possibile il tempo legato al vuoto. Ad oggi tutti i tubi flessibili, hanno dei diametri di passaggio molto ridotti, 6, 7. Abbiamo sviluppato un tubo di vuoto chiamato appunto IPERVAC, che ha un diametro interno di passaggio di 10 mm. E connessioni da 3 ottavi SAE. Questo cosa vuol dire? Vuol dire un risparmio notevole del tempo dell'installatore nel momento in cui va a fare il vuoto su un circuito. Brevi slide appunto dimostrative. Anzitutto abbiamo un nuovo estrattore per valvola con duplice attacco che permette di rimuovere il meccanismo interno dalla presa di servizio senza perdere il contenuto di refrigerante. Faccio partire un piccolo video dimostrativo dove vado sulla presa di servizio dell'impianto. Con la valvola V1 aperta spingo il pistone a prendere il meccanismo interno da rimuovere. Come potete vedere, una volta svitato il meccanismo interno, tiro indietro il pistone in modo tale che rimuovo il meccanismo sulla valvola di servizio della macchina. Chiudo la valvola di intercettazione V1. E a questo punto cosa posso fare? Posso svitare il dado del pistone estraendo il meccanismo interno e conservando la carica di refrigerante all'interno del sistema senza perderne assolutamente neanche un grammo. Quindi sto lavorando in sicurezza, senza dispersione di refrigerante. Creando che cosa? Creando una valvola di servizio ulteriore alla quale io posso collegare o direttamente un misuratore di vuoto, quindi avere un attacco di servizio supplementare, oppure collegare un tubo flessibile per l'eventuale carica. Questo risulta essere, a mio modo di vedere, una genialata, in quanto vado a ridurre il tempo di vuoto, avendo appunto un tubo IPERVAC, diametro di passaggio interno 10 mm, e la possibilità di gestire contemporaneamente sia la lettura del vuoto o la carica, senza avere il minimo di dispersione di refrigeranti in ambiente. Vorrei chiudere questa mia presentazione. Come sempre, Vigam è presente sul mercato anche con argomenti di stretta attualità.
come sapete benissimo, ora parlare di detergenza, igienizzazione, sanificazione è un po' l'argomento, diciamo, presente sulla bocca di tutti. Noi siamo stati lungimiranti su questo settore, nel senso che più di 2 anni fa abbiamo introdotto sul mercato un sistema appunto di detergenza e igienizzazione delle macchine. Questo è un sistema chiamato appunto EvaWash Kit, che permette di abbinare un'azione chimica a un'azione meccanica di lavaggio degli evaporatori. Quindi un'azione chimica di posizionamento di chimico sull'evaporatore e poi un pastaggio, quindi un lavaggio dell'evaporatore delle parti plastiche tramite l'apposita idropulitrice per evaporanti. È uno strumento che ad oggi può assolutamente tornarvi comodo. Con questo vi ringrazio dell'attenzione, ho cercato di essere più Grazie. sintetico possibile e sono andato anche un po' oltre il tempo a me concesso. Ma Grazie mille, figurati, Fabio. grazie, è molto interessante, grazie Sergio. Ovviamente sto parlando dell'attrezzatura per la ripartenza, quindi è importantissimo avere l'attrezzatura corretta adesso che tutti noi non vediamo l'ora della normalità, non vediamo l'ora di tornare a lavorare. Ovviamente abbiamo visto anche il sistema per igienizzare, ovviamente gli studenti del futuro hanno bisogno della loro attrezzatura. Alberto, abbiamo delle domande per Sergio? Sì, ci sono arrivate alcune domande. Leggo per prima quella di Stefano che ci chiede: si possono secondo voi utilizzare strumenti standard per A1 con gli A2L a distanza di 3 metri? Escluso il cercafughe. Direi assolutamente di sì, direi che non ci sono problemi. Ovviamente fondamentale risulta essere nel momento in cui faccio l'esempio stupido, sto utilizzando un gruppo manometrico 410, nel momento in cui decido di utilizzare lo stesso strumento per un A2L, che può essere un R32, devo umidificare sempre lo strumento, quindi sottoporlo appunto a un processo di vuotatura, quindi collegandolo banalmente appunto alla pompa del vuoto, in modo tale che possano essere rimossi tutti i residui di refrigeranti contenuti nello stesso, quindi penso che problematiche non ce ne siano. Ottimo, grazie. Ci chiede poi invece Marco se avete qualche dispositivo per controllare la purezza del refrigerante che viene recuperato e quindi riciclato. Abbiamo un sistema chiamato appunto Quick Test che se prendi cortesemente la mail di questo cliente appunto che ha fatto richiesta, posso mandargli le schede tecniche in modo tale che per me abbiamo un sistema appunto attacco-stacco rapido che permette appunto di vedere la salute del refrigerante. Chiederei appunto di poter avere la mail di questo cliente così almeno gli mando le specifiche tecniche del prodotto che al momento abbiamo appunto disponibile. Ottimo. Sempre Marco ci ha chiesto se esiste un dispositivo che garantisca una certezza maggiore vista che SPI è unicamente visivo. Ripeto, lo SPI è uno strumento visivo. Una volta che io ho preso come campione esempio l'olio, il refrigerante, esiste una strumentazione, come dicevo in precedenza, chiamato appunto Quick Test, che permette di verificare la salute del refrigerante appunto che ho recuperato. Quindi allo stesso modo chiedo a Marco di avere appunto la mail di questo cliente che manda le specifiche tecniche del prodotto appunto per fare un'analisi del refrigerante. Ok. Io direi che possiamo passare alla. Ci sono alcune domande che sono rivolte anche a Giacomo, quindi potremmo passare. Io sono anche arrivati tardi, abbiamo ancora 96 persone. Però potremmo, secondo me, passare al dibattito finale, quindi chiedo a Giacomo magari di arrivare anche lui in linea. Ad esempio, ho una domanda che parla sia per Giacomo che per Sergio, che quindi potremmo farla già adesso, se non vedo Giacomo. Giacomo, dovresti avere il video da attivare, Giacomo. Poi comincio a farla a Sergio. Sergio, mi chiede questa persona, Stefano, mi chiede se i ventilatori ATEX, in quali operazioni devono essere utilizzati i ventilatori ATEX? I ventilatori ATEX devono essere utilizzati tutte le volte che io vado a fare un'operazione di service su un impianto idrocarburo.
Quindi nel momento in cui io vado su un frigorifero contenente appunto propano o isobutano che sia, devo sempre avere un'area che sia ventilata e di conseguenza il ventilatore ATEX lo devo utilizzare tutte le volte che vado ad eseguire operazioni di service, in modo tale da garantire anzitutto la mia incolumità, quindi evitare l'iniezione eventualmente di scintille che potrebbero appunto creare problematiche, ma fondamentalmente mi permette appunto di lavorare in sicurezza. Quindi io ritengo che il ventilatore ATEX sia fondamentale in tutte le operazioni di service, di installazione e di assistenza su impianti HC. Grazie. La domanda la faccio anche a Giacomo, ma la faccio leggermente diversa perché Stefano aggiunge: nelle foto che ha visto in Giacomo c'erano dei ventilatori ATEX, ma erano particolari oppure erano quelli del condensatore dell'impianto? Volete che li riproponga sullo schermo? Ma no, penso che ce li ricordiamo. C'erano dei ventilatori su un impianto. Erano dell'impianto apposta, ATEX, per appunto eliminare, oppure erano i condensatori del condensatore, ci chiede Stefano. Erano i ventilatori destinati all'estrazione del gas eventualmente presente nel vano della macchina a causa di una fuga. Quindi noi non costruiamo apposta per questa applicazione. Esatto. Servono a disperdere eventuale gas infiammabile e ad eliminarlo dal vano macchina, dove potrebbero essere più pericolosi perché chiaramente siamo vicini a componenti elettriche e quindi vicini a possibilità di scintille. Quindi è una specie di estrazione. Perfetto, è utile. Sempre per Giacomo abbiamo una domanda. Questa è interessante, interessa anche a me. Ce la fa Stefano e ci chiede la differenza di valutazione tra il sistema CO2 transcritico con eiettori, tipo Enex ci dice, e quelli allagati tipo EPTA. La vostra valutazione? Domandaccia. No, ma tu sei tecnico e indipendente. Che dire, a me piacciono entrambi. E ovviamente ci sono vantaggi e svantaggi. Per quello che può essere la mia interpretazione di come funzionano i sistemi, vedo il sistema FTE più semplice, ma meno efficiente dal punto di vista del risparmio energetico. Poi, quanto più semplice e quanto meno efficiente è difficilissimo dirlo, devo essere così è veramente difficile fare una valutazione reale su quello che potrebbe essere il consumo finale di un impianto con l'uno o l'altro. A livello di gestione dell'impianto, potrebbe, mi sembra che il sistema FTE sia più semplice. Tuttavia, credo che poi alla fine il sistema con eiettore liquido e vapore sia abbastanza più efficiente. Per cui, io penso che. Una domanda per tutti e due, adesso continuo ad avere domande, poi al massimo quello che non riusciamo a rispondere, ovviamente abbiamo fatto tardi, sono 90 persone iscritte ancora e che ci guardano, però direi che vorranno andare a mangiare ormai a mezz'ora e mezza queste persone. Marino ci fa una domanda per entrambi, in particolare inizio con Giacomo. Le installazioni idrocarburi sono solo esterne o avete anche esempi di installazioni all'interno? Allora, noi forniamo soltanto il compressore, quindi la nostra esperienza su quello che è il lato sul campo è chiaramente limitata. Personalmente, io ho visto esclusivamente impianti con macchine poste all'esterno
e poi un fluido transfer che andava a raffreddare ciò che doveva essere raffreddato. Ok, grazie Giacomo. Invece per Sergio Marino aggiunge, per fare le operazioni, quindi sugli impianti idrocarburi, consigliate di andare all'esterno o si possono fare anche all'interno le operazioni? Quindi penso che intenda vuoto, recupero, carica, quelle cose lì, immagino. Questo è un argomento molto delicato, nel senso che ovviamente all'esterno si ha una reazione migliore, si hanno delle situazioni appunto migliori rispetto che all'interno. Per questo motivo che l'attrezzatura, quale il ventilatore, quali la pompa Atex, quali appunto strumentazioni a corredo dell'HC, ti permettono appunto di lavorare anche in ambienti chiusi. Ambienti chiusi che però devono essere sempre ventilati, anche perché nessuno dei nostri clienti hanno delle zone ATEX dove poter operare. A mia conoscenza ci sono solamente due o tre piattaforme in Italia dove si può andare ad operare in completa sicurezza in assistenza su impianti HC, specificatamente dell'R290. Quello che dico al nostro interlocutore è che se lui vuole lavorare in ambienti chiusi deve avere per forza e tassativamente un sistema di ventilazione forzata, quindi avere un ventilatore ATEX, in modo tale da garantire sempre una areazione del locale in cui sta lavorando, avere sempre le finestre aperte, in modo tale che si eviti la concentrazione di propano in un ambiente chiuso. Questo è il consiglio che posso dare. Ecco. Perfetto, direi l'ultima domanda per tutti e due, in modo che poi possiamo salutare i nostri interlocutori. Adesso penso che vedete, ringraziamo tutti i panel del Centro Studi Galileo, vero? Vedete quello schermo. Perfetto, allora volevo chiedervi ancora, ce lo chiede Massimo, e poi salutiamo tutti e lasciamo tutti andare a mangiare. Buongiorno, ingegner Pisano, in particolare per ingegner Pisano, ma direi che poi la seconda parte della domanda possiamo farla anche a Sergio. State valutando test sui rifrigeranti con GWP 1150 come R454C o R455A? Assolutamente sì, stiamo per qualificare tutti i compressori con questo tipo di refrigerante e purtroppo, come accade sempre dagli ultimi 2 anni a questa parte, c'è un proliferare di miscele nuove che ci mettono in forte difficoltà perché ogni refrigerante che esce richiede una qualifica in sala prove per tutti i modelli, per tutti i diagrammi di applicazione. Però le macchine fondamentalmente non hanno nessun tipo di problema a lavorare con questo refrigerante e a breve questi gas verranno inseriti nel software di selezione. Dal punto di vista tuo, Sergio, penso che i vostri strumenti ovviamente sono tutti già omologati per gli A2L, quindi è incluso questo, immagino, giusto, Sergio? Argomento attualissimo ed è un argomento questo che mensilmente viene sottoposto a noi che siamo nel senso che il problema è stato il proliferare di una miriade di refrigeranti causati appunto dal phase out del 404, per cui da 448, 449, 452, 455. Il problema quale risulta essere per un'azienda che produce come la nostra? Il fatto che ci viene chiesto di produrre dei manometri o dei gruppi manometrici analogici contenenti queste scale. Per noi risulta essere estremamente complicato, in quanto molto spesso questi refrigeranti sono a doppia scala, liquido, vapore, per cui non riesce a concentrarli in una sola, in un solo punto quadrante. Certo è che tutti i nostri strumenti digitali contengono al loro interno già tutte queste miscele che l'interlocutore appunto andava a indicare, 455, 454C, 453A, sono tutte miscele che risultano essere presenti nella nostra gamma di strumentazione digitale, dal FOX al FOX One, col vantaggio che, visto e non escludo che a qui a breve escano sempre delle nuove miscele, tutti gli strumenti risultano essere appunto aggiornabili, quindi appunto nel caso in cui esca una nuova miscela, lo strumento può essere tranquillamente mandato da noi e noi andiamo appunto ad aggiornarlo con le nuove miscele. Quindi penso che la soluzione migliore sia quella appunto di andare sul digitale e avere appunto una strumentazione aggiornabile. Grazie Sergio, grazie Giacomo. Direi che potremmo chiudere qui la trasmissione. Abbiamo altre due o tre domande, ma sono, diciamo,
potete rispondere tranquillamente via mail, vi manderemo tutte le domande sia a Giacomo che a Sergio, così vedete esattamente tutto quello che è stato richiesto. Grazie a voi, grazie a Dorin, grazie a Vigan per il supporto continuo, grazie ad Alberto ovviamente che ha organizzato in maniera egregia questo webinar. Volete aggiungere qualcosa? Giacomo e Sergio, salutare tutti. 80 persone ancora adesso. Sì, saluto tutti quanti, tutti quelli che hanno ascoltato lo webinar e ovviamente siamo a disposizione per ogni chiarimento. Grazie molte. Grazie a voi, Sergio. Un saluto a tutti e cerchiamo di fare squadra come Italia. Cerchiamo appunto di Bravissimo, siamo ripartire. Italia sempre. Ripartire e tornare Assolutamente assolutamente sì. ai nostri standard qualitativi di performance e produttivi. Un in bocca al lupo a tutti. Ottima finale di webinar. Grazie, grazie a tutti. Buon Grazie a tutti, appetito. arrivederci, arrivederci. Ciao a tutti.